Ciao a tutti amici, sono tornata nel bellissimo studio assieme a Martina e continuiamo a parlare di queste bellissime discipline che sono la danza classica e la danza contemporanea. Ciao Martina! Ciao! Allora, io ho in mano questa bellissima foto che tu mi hai fatto vedere alla fine della puntata precedente, dove mi dicevi che ha segnato un punto importante per te. Sì. Innanzitutto, quanti anni avevi? 11. 11. E a 11 anni è incredibile, punti importanti della vita, siete fantastiche, io non so cosa farò domani. Allora, un punto importante della tua vita, una svolta importante nella tua vita, perché? Allora, prima di questa coreografia, prima di questo pezzo che ho ballato, sentivo sì la necessità di ballare, ma proprio per esigenza solo energetica, quindi per scaricare l'energia che comunque hanno tutti i bambini. Tutti i bambini, esatto. Tutti i giovani. Era un modo simpatico per fare sport, esatto. Diciamo. Ok. Sì, una sorta di gioco danza. Ok. Da qui invece ho scoperto che comunque sì, appunto, sarebbe stato un punto rilevante per il mio futuro, proprio perché ha scatenato una sorta di anche motivazione di questa disciplina. Proprio mi ha... Ti ha illuminato. Mi ha illuminato. Allora, da qui a soli 11 anni, che cosa è cambiato? Tu facevi già una scuola privata dove facevi lezione di danza contemporanea, e da qui che cosa hai deciso di fare? Ho deciso di iscrivermi a danza classica. Danza classica. Noi, insomma, associata alla danza contemporanea. Allora, a mio parere, io sono una profana, la danza classica deve essere difficilissima, solo il fatto che ci sono le punte, il male ai piedi, vabbè. Certo. Come mai a 11 anni questa maturazione? Perché di solito i bambini vogliono andare fuori a giocare, invece dire vado a fare anche danza classica vuol dire mi voglio applicare di più di quello che già mi applico. Certo, sì. E quindi come mai danza classica? Beh, innanzitutto perché mi ha aiutato a sentire a livello corporeo, quando ballavo, molta più sicurezza. Difatti con la danza classica poi si pongono le basi anche per le successive danze, quelle che poi nasceranno. È l'età giusta 11 anni per iniziare la danza classica, o eri un po' in ritardo o eri un po' in anticipo? No, è l'età giusta comunque da giovani, perché si prepara già da bambini il corpo proprio a determinati anche sforzi fisici, a determinate posture e posizioni. Mi viene spontaneo quindi chiederti, tu bambina che sei arrivato in questo mondo che era molto più ligio, no? Molto, esatto, più preciso, accademico di quello che è invece una danza contemporanea, dove magari ti lasci libera l'energia, esatto, di volare dove vuoi. Le tue difficoltà subito all'inizio, quando sei arrivata a dire oddio, mi devo chiudermi dentro questi ruoli, questi spazi, ce la farò mai? Qual è stata, sì, la cosa che ti ha più... Inizialmente l'idea di stare proprio impostata alla sbarra, quindi che è uno degli strumenti che utilizziamo per l'allenamento, è stato difficoltoso, perché comunque avevo un territorio abbastanza circoscritto per muovermi, come contrariamente alla danza contemporanea, appunto. Che ti lascia libero. Quindi, sì, la sbarra è il primo esercizio. Altre cose, ti ricordi degli esercizi particolari che proprio facevi fatica a fare, che non ti piacevano ed eri obbligata? Sì, l'adagio, che praticamente è un esercizio che si fa verso la fine di questa esercitazione alla sbarra e prevede uno sforzo fisico abbastanza forte. Io piccolina avevo sempre timore di questo esercizio, perché io dovevo trattenere questa gamba per un determinato tempo, comunque secondi, e facevo molta fatica anche rispetto alle altre compagne, che comunque avevano più dimestichezza con queste cose. Ringrazio Martina, avrei 3.000 cose da chiederle, ma le chiederò nelle prossime puntate, tanto ogni domenica sarà con noi. Io ti ringrazio tantissimo, ringrazio voi di essere stati con noi e poi ci vediamo la prossima settimana. Ciao, certo, ciao, grazie. Ciao.